Cala ancora un poco. Cala, cala, piano, cala, alto. Signore, sempre piano però, tutti oramai, per nome e cognome. Veneti, abruzzesi montanari, lombardi e un po' qui e un po' là. E ognuno si sa ci ha confidenza con le macchine, con gli strumenti suoi, che gli servono un po' per tutto. Per esempio c'è Gino, che insieme alla colazione per lo studente, manda su coi carelli per far prima la lettera della ragazza di Antonio quando arriva dall'Abruzzo. Ogni volta, due volte alla settimana cioè. La colazione è per un ragazzo di Lombardia che lo chiamano lo studente per via che studia per geometra, guardando anche quassù i suoi libri. Tanto si è fatto un orecchio fino per sentire al rumore e basta se qualcosa non va ai carelli quando passano alla stazione intermedia della teleferica, dove lui è addetto al controllo. Prima che tante volte si staccava un sasso dalla montagna e dove batteva scheggiava intorno peggio d'una bomba. Il lavoro viene su regolare, regolare, dai carelli alla betoniera, dove a dosare acqua e cemento e sassi per il calcestruzzo c'è un marchigiano, uno che non parla mai, perché dice che il fiato gli va tutto via per fumare. E dalle impastatrici alla penna che porta il calcestruzzo in diga. Continua sempre, giorno e notte, diviso in tre turni. E alla fine del turno ognuno va agli alloggiamenti, gli abruzzesi con gli abruzzesi e gli altri con gli altri. Ma sul lavoro siamo tutti mischiati insieme, meridione e settentrione. Per i veneti c'è Baffo, che è un po' come il loro capo, e il soprannome è per i baffi, naturale. Baffo ci ha quattro dighe sulle braccia. Ehi del piazzale, attenzione, qualcuno? Baffo ha chiesto il calcestruzzo, c'è nessuno? Sì, stanno caricando la pena proprio adesso, la mandiamo subito. Berto, domanda se c'è l'ingegnere in diga. Baffo,
Babbo, così l'ingegnere indica. Guardi un po', qui lo cerca. Eh già, c'è anche l'ingegnere. E non c'è uno come l'ingegnere che deve stare sempre dappertutto a darci il tiro a noi e alla diga. Siamo a buon punto adesso, a 140 metri con la costruzione. Fra noi ce n'è chi ne ha fatte tre o quattro di dighe, ci abbiamo pratica. Ma questa nostra è la più alta del mondo, 265 metri. Di poco magari, ma intanto è la più alta. Cresce col tempo suo che 80 centimetri il giorno, con ogni operaio all'opera. Dai carpentieri alle casse forti dei nuovi getti di calcestruzzo, all'omin dell'acqua che tiene sempre la diga umida come regolare con quella canella. Ma che è l'omin che te ne butti all'otto, no? Ho detto mio cognato che fra qualche giorno viene qui. L'ha chiamato Nicolai, chissà se gli piace o non gli piace. Ma guarda qui tu cosa in fala, quanto in carcere! Spiegatevi, babbo, ancora non vi siete imparati a parlare italiano. E lavoriamo insieme da tanto tempo. Ci parliamo in diga tra noi qualche volta. Ma è più che si sta in silenzio perché è fatica. E soprattutto perché, anche se ormai ci si è abituati, bisogna sempre attenzione. Specie i novellini che vengono ora e che non sono mai stati sui conci e gli prende la vertigine le prime volte. Più è alta e più è delicata la diga. C'è Foresto che gli piace la montagna e porta lui su e giù per i costoni tutte le volte gli strumenti dei geometri che scendono a controllare l'assestamento della diga, a tastarle il polso continuamente fin giù allo scarico di fondo per vedere come si comporta. Da tutti i cunicoli scavati nella roccia si fanno nella montagna un'infinità di fori, certi lunghi 100 metri, e ci si inietta dentro cemento per tenerla compatta e fare tutto un blocco con la diga. Qui lo scarico di fondo, geometra, a che pressione inietto il foro 25? Adesso chiedo, Francesco, che pressione è lo scarico di fondo? Dunque, lo scarico di fondo, 25-30 metri, 30-35 atmosfere, fondo bene. Pronto, pronto! Sì, attacco subito l'iniettore con la stessa miscela. Siamo poco più di 300, dicevamo, fra veneti ed abruzzesi. Più veneti. E ci conosciamo tutti. E
quando cambia il primo turno e la benna invece del calcestruzzo viene giù col pranzo, sappiamo presso poco quello che si sta pensando mentre mangiamo. O a casa, o a un nuovo lavoro, a una nuova diga quando questa sarà finita. Baffo ha promesso ai suoi che sta cercando. E Marco lo stesso con i suoi abruzzesi. Marco! Marco! È arrivato P.O.P.! Per gli abruzzesi, Marco ha sentito dire di un prossimo lavoro, magari a sud di Roma. E loro sono contenti, così qualche scappata a casa riusciranno pure a farla fra una settimana e l'altra. Non come qui, che per loro ci vorrebbe una licenza proprio come sotto le armi. Marco sta alla diga da quasi più di 2 anni, quando incominciarono i lavori. Ed era una fortuna che ci stava Marco, specie quando c'era da minare, perché lui è come se la leggesse dentro la montagna e vedeva il pericolo mezz'ora prima. Lo chiamano l'Uras, il soprannome che si è portato sempre dietro da quando andò a lavorare in Africa orientale, perché era un po' il capo di quelli che scavavano lì. E ora anche qua è come il capo degli abruzzesi, li ha fatti chiamare lui, anzi, quasi tutti dal paese suo, da Manopello, paese di minatori. Quando sta l'Uras? L'avete chiamato? Ecco qua, ci viviamo proprio sulla montagna e sulla diga. Tanta fatica, sudore e accidenti. Ma quando ce ne andremo, ci fermeremo a guardarla da fondo valle ancora una volta. Specie quelli che andranno verso sud e non la vedranno più. E ci si stringerà il cuore. Capita sempre così.